Diciamo che questo è un discorso più, forse, volevo chiedere più forse a Irene, a parte anche Loredana sta per laureare in sociologia adesso, cioè perché già laurea, laurea, sapete, la seconda laurea in sociologia, tra l'altro. Loredana, non lo dice Loredana, non lo vuole Vabbè, mai che dire. c'entra? Mi piace studiare, ma No, non è che faccio la domanda e devo faccio tutte. sbandierarlo. No, no, adesso stavo perché ho detto, chiedo a lei che è sociologa, però in linea di massima, quanto influisce invece questo tipo di sul prete, quello che è la mancanza di effettività, quanto può influire poi a livello della sua conduzione, diciamo proprio biologica, della sua vita, l'iter biologico? Cioè, dici quanto della cassità del prete poi Sì, influisca nel suo pensiero, insomma, sulla psiche, sulla sua sulla sua sul psiche, ma anche biologico. in qualche modo, cioè, diciamo che il prete, anche se poi pensa a determinate cose, in qualche modo deve per forza di cose ostentare dei tabù. Ecco, quei tabù sono quelle barriere, sono quasi imposte, quelle barriere mentali, mentre la persona. Beh, ma c'è quello che ci crede fermamente alla castità Esatto, e non ha tabù. dei problemi e per lui non sono. Mentre c'è quello che Perdona Irene, io poi. non riesco a credere al prete che ci crede, crede fermamente alla Scusa, castità. Monsignor Deve. Cosa molto Benigno, allora antica, pensa un eh? attimo: ci sono delle situazioni o delle realtà dove dei sacerdoti si sono anche sposati, si sono allontanati dalla Chiesa, ovviamente, o sono stati mandati via. E Sì, addirittura certo. Lutero aveva detto appunto che i sacerdoti si dovevano sposare e aveva ragione, nel senso che per poter aiutare gli altri devi vivere, e il Certo, vissuto è certo. importante. È altrettanto Come puoi capire gli importante altri se non hai come fatto puoi quell'esperienza, capire certo. dei figli se non hai avuto dei figli, come puoi capire dei rapporti anche affettivi importanti o dei dolori se questi dolori o questi rapporti affettivi non li hai vissuti. È molto difficile Certo. questo. Quindi credo che sia molto complicato anche per loro, infatti. Vedi quello che succede, insomma. Io so che negli Stati Uniti, per esempio, hanno incriminato moltissimi sacerdoti di pedofilia. Ma perché? Perché succede questo? Allora domandiamocelo un attimo. Allora, cos'è? C'è anche da dire una cosa però, che C'è. se il sacerdote viene scoperto pedofilo, ovviamente fa più notizia della persona No, comune, sicuramente, perché perché chiaramente magari se il questo sacerdote sì, si certo. continua a pensare a quella cosa, che fa più notizia, è come se c'è il poliziotto fa una rapina, chiaramente fa più notizia del rapinatore, Certo, è sì, ma non è normale. solo la pedofilia, è l'omosessualità che è stata dichiarata finalmente, dopo tanto tempo dall'OMS, non una malattia, Mamma perché mia, prima veniva veramente. considerata una malattia. Quindi pensate un po' alla ristrettezza poi. Perché? Perché la scienza diceva non lo è, e Ma poi se la secondo gente la comune invece Chiesa. diceva lo è. Quindi la Chiesa ha sempre cercato di nascondere certe realtà. Vuoi alcuni l'hanno fatto in buona fede, vuoi molti l'hanno fatto in mala fede, proprio per tenere, più ignoranti sono loro, diceva Francesco I Borbone, re di Napoli, Certo. e più potere ho io. Quindi se io tengo la gente in un certo Nell'ignoranza, vero? modo, nell'ignoranza, la gente mi segue più facilmente. E la Chiesa purtroppo ha usato Però questo sono metodi che risalgono a secoli strumento. addietro, la No, Chiesa ma non effettivamente solo non a era. secoli È addietro, cioè dai secoli stato sempre passati usato, è certo. stato Ma ancora sempre cerca di usarlo la usato. Chiesa? La Chiesa cerca di usarlo, anche se poi ti dirò, ci sono delle persone all'interno della Chiesa che invece non sono tutti così. Voglio dire, ci sono delle persone che sono Certo. estremamente in gamba, che effettivamente, cioè, Ci i preti di mancherebbe. campagna, i famosi missionari, non Ci tutti mancherebbe altro, ovviamente, certo. perché non tutti sono in un certo modo. La maggior parte sì, però, perché sono costretti a dover accettare un po', dico io, perché si devono difendere, perché sono persone estremamente insicure, sono persone estremamente problematiche, sono persone che si nascondono dietro la Ti veste. interrompo un secondo, Irene, un secondo, pochi secondi di pubblicità e poi ritorniamo immediatamente in studio. Radio Roma, al centro della musica. Ed eccoci nuovamente in studio, stavo parlando, abbiamo interrotto proprio per lo stacco pubblicitario, ma ritorniamo a parlare di Porno Romantica, il libro appunto di Carolina Cutolo, edito da Fazi Editore appunto, che sta la settimana scorsa appunto, diceva Carolina, era nelle classifiche al settimo posto, classifica di vendita.
Ritorniamo a parlare dei tabù, parliamo di, in questo momento, di preti, mi sembra. Di castità, di castità. Infatti, se posso aggiungere una cosa, in realtà poi la questione è molto antica della castità o del digiuno come forme poi di, che favoriscono il percorso ascetico, la concentrazione, cose di questo genere, cioè non c'è in realtà niente di male quando si tratta di una scelta. Io la questione che aggiungerei poi, insomma, dal mio piccolo sicuramente, è che se per esempio la castità fosse facoltativa e che quindi chi occupa un certo tipo di ruolo all'interno della gerarchia ecclesiastica, per cui per il tipo di percorso che fa la castità o il digiuno altre forme, no, di rinuncia possono favorire un percorso appunto spirituale, perché no? Chiaramente sono d'accordo al 100% con Irene che nel momento in cui tu ascolti come confessore, come guida spirituale, i problemi delle famiglie e via discorrendo, è chiaro che se non hai esperienza in questo campo sei sfavorito nella comprensione e nell'empatia, certo, dei problemi degli altri, quindi... Insomma, questo volevo aggiungere, questa piccola cosa. Poi mi sembra che addirittura non è... secondo voi, da cosa deriva questo... Adesso chiedo a te, Carolina. Da cosa deriva questa grande poi avversione e paura? Ma perché l'omosessualità fa così paura? Perché i rapporti extramatrimoniali, extraconiugali fanno così paura? Ma poi un prete che effettivamente per una volta in un anno, magari in due anni, una volta nella sua vita, nella sua, cede alla tentazione della carne, ma veramente è così... Bisogna, è così da imputare, da condannare, da colpevolizzare, da penalizzare? Ma io sono convinta che non sia da colpevolizzare assolutamente, anche perché è un uomo o una donna, voglio dire, Gian Manzoni, ricordatevi cosa ha scritto nei Promessi Sposi. Sì, ma poi nella Bibbia stessa. Nella Bibbia stessa si parla di omosessualità più volte, sì, e ma non sembra sia stata mai condannata. Addirittura in alcuni libri del Vecchio Testamento si parla di queste cose, non è che non se ne parla. È stata poi la Chiesa che ha fatto delle scelte precise, perché i Vangeli, per esempio, ha scelto certi Vangeli e non altri. Quindi è stata la Chiesa che ha imposto certe regole, certo. Forse vuoi perché per evitare delle situazioni, allora voglio dire, diverse di potere anche, e per acquisire più potere, forse vuoi per evitare anche altre situazioni, forse di salute tra virgolette, perché però nel mondo antico l'omosessualità era considerata anzi un privilegio della gente colta, della gente di una certa elite intellettuale, quindi non è vero, i più grandi uomini sono stati omosessuali. Allora, io prima dicevo, l'OMS ha impiegato tanto tempo per dichiarare l'omosessualità non più una malattia, ma la sessualità è un qualcosa che verte sul nostro privato, quindi tu puoi essere etero, omo, ma comunque il tuo, certo, privato, il privato di ognuno di noi. Le scelte sono scelte che facciamo noi, le si fanno in base a quelle che sono le nostre tendenze, a quella che è, che è la nostra educazione culturale, a quella che è la nostra. Ma perché questa omofobia, questa sessofobia? Ma è una questione di controllo. Sì, perché io dirompente, no? Adesso qui torniamo ancora a discorso.